L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Tutte le cose belle hanno un inizio e hanno una fine. Ed oggi è l'episodio conclusivo della prima stagione di Cane sul set. Ed è con grande tristezza che io lancio per l'ultima volta la sigla. Benvenuti ad un nuovo videolog. Qui vedete cane secco al lavoro, mentre stanno girando girandot. Il confronto divertente sarà. Allora, buongiorno, buonasera. Dunque, non è propriamente l'ultimo giorno di set, però diciamo che è l'ultimo giorno vero di set, che poi ci restano da fare dei recuperi, delle cose, cioè prima dobbiamo fare una rapina, in sostanza è questo, perché sono finiti i soldi, quindi tocca fare una rapina e poi finire le ultime due o tre cose. E quindi oggi siamo in questo pub e stiamo girando una scena, anzi due scene in realtà. Ecco, quello che volevo dire è che io sono arrivato, cioè la mia capoccia è totalmente andata, io sono isterico, non la faccio più, però c'è di fondo un qualcosa che ogni volta mi dispiace di lasciare dei set. È come quando stai a scuola, no? Cioè io a scuola volevo imbracciare un mitra e terminare le vite di tutti i professori, tutto, fare esplodere la scuola. Però quando è finito il liceo un po' di roba c'era, capito, no? Quella roba lì che solo te sai. Adesso parto di musichette tristi, qualunque cosa certo, succede. Ormai ogni volta che faccio così tu parti con la musica di pianoforte. E quindi... Quindi è questo, il set sta finendo e grazie intanto per averci seguito, grazie Frizzo per avermi seguito. Facciamo vedere le facce del mio reparto, di quelli che mi sono stati attaccati al culo e che, ai quali io sono stato attaccato al culo. Abbiamo Gianluca, Diego, detto Giovanni, Carlo. Ragazzi, in realtà il mio reparto, cioè, è finito, siamo qua. E poi parliamo del costume, abbiamo Federico. Abbiamo Valentina, grazie ragazzi, e poi il trucco, Sonia e Francesca, grazie ragazzi, grazie. Scenografia, Luca e Michele, che belli che so. Il fonico, Parollo. Produzione, Olga, Saretta e Marco. Come dimenticare il backstage? Abbiamo, aspetta, questa te la faccio io. Frizzo, Serena e Francesco. Motore. La segretaria d'edizione, Marta. Regia e aiuto regia, Claudio e Adriano. Non elencherò tutti gli attori perché sono veramente troppi e sono rincoglionito. Comunque grazie a tutti gli attori. E ovviamente li vedrete nel film. È l'ultimo giorno effettivo e sto girando con una macchina fotografica. Stiamo girando con una 6D. È bella per carità, però dopo la C100 ogni cosa sembra monnezza. Ma perché state girando con la 6D? Per brevità, perché ci siamo visti qua davanti alle 6:30 del mattino e dobbiamo finire tra 5 minuti. Quindi per sbrigarci stiamo facendo più punti macchina insieme. Oggi, essendo l'ultimo giorno di set, credo che ogni cosa sarà veramente triste. Molto triste. Questa potenzialmente è l'ultima volta che chiedo un'inquadratura. Là, Claudio, quindi ci prepariamo per il suo stretto? Sì, facciamo lo stretto di... Questa potenzialmente è l'ultima volta che faccio un cambio ottica. Ha interrotto il momento. Diego, rimettiamo il 70-200 su questa. Lasciamo no quinto. Potrebbe essere l'ultima volta che sventi. Potrebbe essere l'ultima volta che faccio così col cavo. No, non lo so mica. No. Ok,
Riprendiamo alle 2. Giù in fondo ci sono i cestini. Matteo, è l'ultima pausa. È l'ultima pausa. Sto con le mani in alto perché controllo le ombre. Lo faccio sempre, mi prendono sempre in giro. Faccio così. Vedi, e lì si vedono le ombre. Ecco le ombre. Le ombre fanno tutti i movimenti. Ed è un sistema usato a Hollywood per capire se ci sono le ombre. Vado a mangiare l'ultima cena. Scenografia, Matteo, mi fa un lavoro di scenografia anche sul vlog. Allora Matteo, una delle ultime domande che ti faccio, sono tristissimo, ma ci hanno chiesto le luci, che tipo di luci usi, soprattutto in esterni come fate ad alimentarle? In esterni facciamo come Kant, si attacca a Marcazzo. E, nel senso che proprio non ho la capacità fisica di illuminare un esterno, cioè di notte sì, di notte quei leddini, non so. Vi dico le mie preferite. Queste sono le mie luci preferite, si chiamano Yaniro Gulliver, sono da 300 watt e hanno il dimmer, tanto odiato dai fonici ma tanto amato da me. Sono proprio carine perché sono piccole, te le puoi mettere dove te pare. Ehi Matteo, la sfiga più grande che hai avuto? Fare questi video con te, ti odio! Ehi Matteo, ma ci hanno chiesto, io la metterei come domanda conclusiva perché sì, è il dubbio più grande finora. Qual è il ruolo del direttore della fotografia? Che non è chiaro. Aspetta qua, eh no. Ecco, questo è il ruolo. Spegni e riaccendi. In sostanza c'è da fare lampadine. Ecco, il direttore della fotografia fa le lampadine e poi un po' l'inquadratura insieme all'operatore. Ah, scusate l'interruzione, sono molto contento che la sigla vi sia piaciuta, così ho deciso di fare il video ufficiale, se cliccate potete vederlo e in descrizione trovate anche il link per il download. Vi lascio al finale di questo video. Sei triste? Sì. Io sono un po' triste. È per questo che ho scelto di stare accanto al finto focolare. Riscaldati con me. Accanto al finto focolare. Ah, ragazzi, questa serie di video finisce qui. Nel senso, questa è la prima stagione e questo è l'ultimo episodio. Io dico grazie a Fremanna. Può finire così? Secondo me può finire così. Io volevo dire una cosa tipo... Vai, quella cosa segnalata. Perché sì. Vai. Ragazzi, non piangete perché è finita. Ma sorridete perché c'è stata. Fritzo, t'ho inculato la telecamera. Ti volevo dire veramente grazie perché è proprio un bel backstage quello che hai fatto. Nessuno avrebbe saputo farlo in maniera più disturbata mentalmente di te. Grazie, e questo mettilo. Ah, scusa Matteo, un'ultima domanda? Vaffanculo.